questo può funzionare. Queste previsioni vanno gestite con molta attenzione, ma ci sono io. Mi prenderò cura di tutto ciò che serve. Che bello! La troupe di fuochi d'artificio del cielo è davvero eccezionale. Siamo orgogliosi del lavoro che facciamo. Queste modifiche non sono difficili da apportare, non è vero? Più complicate sono e meglio è, ci piace sbalordire. Ora, se non vi dispiace, abbiamo una nuova routine da preparare. Tutti i corni in posizione. Davvero spettacolari. Ti ringrazio, purtroppo in questo momento non c'è posto per altri collaboratori. E tu saresti? Crackle Cassette. E non voglio unirmi alla vostra sciocca troupe. Come l'hai chiamata, scusa? Non volevo offendere, ma mi sembra un peccato che gli unicorni sprechino il loro talento in un'attività così... beh, poco stimolante. Poco stimolante? Noi unicorni sappiamo usare la magia. Siamo i pony più potenti che ci siano ad Equestria. Non pensi che siamo destinati a qualcosa di più grande di certe semplici esibizioni? Tutto è stato predisposto. Sono sicura che questa sarà la festa del sole d'estate più bella di sempre. Hai fatto un lavoro a dir poco eccezionale. Noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Che dire di me? Sarai contenta di sapere che mi sono contenuto per tutta la notte e ancora non ho fatto nemmeno una cosa alla Discord. In effetti, sembra un evento incredibile. Twilight, sappiamo che hai avuto difficoltà con l'amuleto per far risorgere il sole e la luna e abbiamo pensato che un po' di pratica prima della festa potrebbe esserti di aiuto. Questa è davvero una buona idea. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Sono così orgogliosa di lei. Sì, finalmente ha capito che le cose andranno bene anche se non ha sotto controllo ogni minimo dettaglio. Brayburn. Che succede? Pony terrestri, malati, il cibo è scarso, non posso preparare altri dolci. Il tempo sembra impazzito, tempeste, uragani, perfino la nebbia, di tutto e di più, è un vero disastro là fuori. Rarity, per favore informa sua maestà che non ci vogliamo esibire. Uno spettacolo di fuochi d'artificio non è alla nostra altezza. Che succede? Fino a un minuto fa andava tutto benissimo. In un minuto possono cambiare molte cose. È un caos là fuori. No, non guardate me. Che cosa facciamo adesso? Riguardo a cosa? E come mai ti trovi da queste parti? Ho scordato questi, va tutto bene? Twilight, ci dispiace, ma... ma non sappiamo cosa fare adesso che è già stato tutto preparato. Sono stata fin troppo organizzata, vero? Troverò delle faccende dell'ultimo minuto da assegnarvi prima dell'alba. Ottimo, questo sì che è un sollievo. Volete spiegarmi perché non le abbiamo detto la verità? Beh, Twilight sta finalmente imparando a non farsi prendere dal panico. Se scoprisse che è andato tutto a rotoli ne farebbe un dramma. Per lei sarebbe devastante. Andrebbe subito nel panico. D'accordo, e che cosa consigliate? Io! Sistemiamo le cose prima che se ne accorga, così non le dovremo mentire. Magari. Ci servirebbe un miracolo. Beh, abbiamo chi lo può fare. Dico bene? Beh, suppongo di poter sistemare le cose. Ma non gioverebbe di più alla puntata tentare invece con il gioco di squadra e con lo sviluppo del personaggio? Oh, dai, ma no! Discord ha ragione. Twilight ha bisogno di noi. Qualsiasi cosa sia, possiamo farcela. Ma che cosa succede?